ragazzi, benvenuti in un video di Agile Balzo. Io sono Federico e abbiamo un ospite, Alberto. Ciao a tutti. Per chi di voi c'era al KGT, lo riconoscerete perché è il vincitore del premio Sportività. Nonostante molti dicano che ho barato per prendere questo premio, non so chi, gira questa voce, ma comunque... Che poi vorrei capire come si fa a barare sul premio Sportività, o hai dato delle mazzette, però a quel punto... Il giocatore del Fantasy ha vinto il premio Sportività in house. Vecchio. 20 anni che si gioca a questo gioco. Tanto tempo. Infatti ci conosciamo da allora, io e Bona, giocavamo sui campi di Torino. Io ancora all'università, quindi si parla di proprio un'epoca fa. Eravamo giovani, come si direbbe. Forse avevo più capelli. Io ce li ho ancora. Almeno uno di due è rimasto. Ci bilanciamo. E infatti vieni dalla Liut. Dalla Liut, certo. Si vede qui il loghino, qui il mio nick vecchio, Taz. Liut di Torino, se volete andare a giocare, i giocatori di Torino, via Crea 27 Grugliasco, vicino alle gru. Trovate andate. Tutti i giochi GV possibili immaginabili e oltre, quindi qualunque cosa volete giocare trovate sicuramente. Il clima, io mi ricordo ancora, è sempre piacevole. Sì. Mi raccomando, Santa Barbara il 7 dicembre c'è la cena della Liut, se siete soci venite, vi mangiate la pizza con noi e facciamo festa di Natale, che è la cosa più importante. Se ci invitate magari venite. Ma volentieri, nessun problema. Detto ciò, prima di tutto ringraziamo che la volta scorsa, per gli scorsi video, ci siamo dimenticati tra una cosa e l'altra, ancora stanchi dal torneo, la Taverna del Gargoyle, che ha contribuito fornendoci la possibilità di prendere i buoni da loro. Se avete informazioni, come è già capitato, che magari non avete ancora riscosso il vostro premio, contattate pure me, Mauri, Andre, chi per esso, vi diamo tutte le informazioni necessarie. Ringraziamo soprattutto tutti i nostri Patreon. E vedrete l'elenco che scorre di, penso, dal basso verso l'alto qua. E mi è stato fatto notare che nell'ultimo video Mauri, uno di noi, si è stato messo due volte, Alessandro. Penso che più di uno sia stato messo due volte. Quindi qualcuno era in grassetto, qualcuno no, era proprio. Quindi vogliamo talmente bene che vi mettiamo due volte, ragazzi, come ringraziamenti. Detto ciò, ci affrontiamo con un'armata che abbiamo visto poco, che sono i miei giganti, e un'armata che si è vista ancora meno, che è Maggotkin of Nargol. Tra l'altro con una sottofazione molto particolare. Sì, giochiamo i tre stregoncini in conclave e vediamo cosa combinano con questa magia spanata che c'è in questo nuovo General Handbook. Sì, che a parere il contrasto mi sembra che o sia fortissima o che tutti riescono a disperdere la magia con i dadi primordiali. Vediamo cosa fa su qualche gigante. Spero poco. Vediamo i 4 di 6 sul gigante cosa combinano. Oh no. Per Peparo ho messo anche l'occhio di Nargol per il gigante, che se ha il punto malattia al 7 secco su 2 dadi, puff, così vediamo un pochettino. Ringraziando il cielo, mi becco al massimo di 6 mortali, non posso morire sul corpo. Peccato. Sui piccoli puoi. Possiamo divertirci così, vediamo. Per fare un po' di... Per vedere un gigante di quelli piccoli che si scioglie come neve al sole. Vedremo. Per non usare termini più brutti. Esatto. Ci affrontiamo sul piano di battaglia numero 3, il linee di comunicazione, semplice, schieramento 11, tre obiettivi al centro. La particolarità dello scenario è che il secondo giocatore di turno sceglierà per l'avversario una fase che sarà disturbata. In quella fase lì c'è una probabilità, perché è un tiro da 3 più, che vengano spesi più punti comando per dare le abilità di comando. Ci sto, ok. Spero non aver detto sbagliato, perché l'ho letto una volta veloce, ma dovrei essere abbastanza sicuro. Sì. Concordo con me stesso. Concordi con Bona. Concordo con me stesso. Ottimo. E detto ciò, ci vediamo alle liste e al tavolo, ragazzi. A dopo. Signori, ecco a voi la mia lista di 2000 punti di Son of Behemoth. La sottofazione è quella dei Breaker. Infatti, come mio generale, ho il Gatebreaker con come tratto a estremamente rancoroso. Infatti, lui avrà un'altra unità che odia. Sì, diciamo tranne l'altezza. Come oggetto ha lo scudo della protezione, che ignora parte del rend dell'avversario. Di fianco a lui c'è che forma l'altra parte della capo della pedata, che se avete visto il nostro podcast sui giganti sapete cosa vuol dire. C'è un Beastmaster con il... Beast Smasher, perché in effetti spacca le bestie. Sventra bestie. Che, visto che a Calderone si è preso un bel libro del mago, che è conosciuto come libro di cucina, con la fiammella di fianco che proverà a evocare per rendere la carne già più tenera. Bellissima idea. A completare abbiamo un avampiede con un'unità da 3 gigantini, con il bull stomper al centro, e di fianco 2 gigantini piccoli che vanno da soli. Infine, signori, la big
Greek Cruel Shot, la banda di mercenari di Big Rick con l'eroe al centro che ha la mega balestrona e le due piccole unità di balestra di fianco. Fantastico. Tutto questo è in un 3 drop per 2000 punti tondi tondi. La mia grande strategia, visto che volevo farne una particolare, è uccidere tutte le battaglie dell'avversario. Fantastico. Quanto sono belli i modelli che ha fatto Aurelia. Sì, sono fantastici. Belli. Ah, nel caso ve lo domandate, come odio del Gatebreaker e dei piccolini, tutto quello che ha un gruppo comando è totem, avrò un più uno a colpirli. Ottimo. Allora, eccoci qui, Maggotkin con il nostro... Iniziamo dal conclave, ma che è la parte un po' più strana. Sono tre maghetti di Nargol insieme, entro tre uno dall'altro si danno bonus a castare. Se un mago è entro tre da altri due maghi, abbiamo un bel più 3 a castare, quindi in questo nuovo generale handbook speriamo che servano. Il generale è quello che c'è sopra il teschio, che ha l'occhietto di Nargol, che abbiamo detto non funziona sui gigantoni, ma sui gigantini sì, e conosce tutte le spell della nuova generale handbook come tratto del generale. Ah, bellissimo. Gli altri due invece hanno le spell di Nargol, uno ha il... me lo ricordo, ma li vediamo dopo, dai. Tanto non sono importanti. Lo vedrete in sovraimpressione. In sovraimpressione, facciamo così. Poi c'è Rotigus. Top. Top panzone. E poi abbiamo Blobrot Spawned, che comanda un One Drop Regiment, dove ci sono due unità da due mosche mortali e tre unità da 10 untori. Questi untori, notare, hanno una certa età. Sì, quinta edizione, direi, quelli. Finissimo. Warhammer Fantasy Battle. Punti, quanti punti sei? 1980, come grande strategia ho quella che devo avere tutte le unità nemiche sul campo a fine battaglia con un punto disease. Finissimo. Vi faccio fare la pupù, insomma. Esatto. Vediamo cosa cucina il gigante di Bona e se sarà effettivamente un pranzo prelibato oppure no. 1980 punti, il mio trionfo è ripetere una carica. Perfetto. Ecco cosa sono i nostri scenici. Abbiamo il muretto che è dannato, la statua al centro, le due statue al centro sono ambedue letali, mentre i tre edifici, che sono tutti e tre presidiabili, sono questa tavernetta qua in basso a sinistra, gli altri due, la chiesa e l'altra casa, mistiche. Il Rim Gate è ispiratore, mentre quel simbolo strano lì è un altro dannato. I tuoi giganti possono entrare nei presidiabili, Bona? Forse i piccoli, ma... I mercenari. I mercenari infatti si metteranno a fare il tiro al piccione o la mosca. Allora, abbiamo schierato, qui abbiamo due mosconi, due Pusgoi Blightlords, Rotigus che guarda storto le balestre perché sa che di avere un mirino addosso, altre due mosche, due di un tori qua al centro, l'alberello qui in mezzo pronto a evocare tutto quanto, Blob, la nostra congrega tutta bella vicina perché dobbiamo avere questi bonus a castare, e l'ultima unità qui a fiancheggiare, come il vecchio Warhammer insegna, i vecchiotti stanno a fiancheggiare sul al di là della casa. Siamo pronti a iniziare. Ecco come ho schierato, signore. Partendo dal mio fianco sinistro ho iniziato a mettere uno dei piccolini, il mio Beast Smasher nonché cuoco, il suo assistente di cucina. Qual è il suo nome da cuoco, Bona? Non è pronunciabile in questa sede, è misterioso. Risposta. Poi il campione dell'unità di mercenari, il mio generale, le due unità di balestre, una qua in basso, separata dall'unità di giganti, invece ho fatto l'infame, ho messo qua in cima a questo muretto, irraggiungibile, pronti a cecchinare e a... Beh, spero uccidere qualcosa, forse. Chi inizia, Bona, visto che hai finito di schierare per primo? Penso che farò andare per gentilezza il buon Nargol di Alberto. L'ospite. Ok, allora partiamo subito. Facciamo un punto comando con Rotigus e vediamo cosa succede come azione eroica. La mia battle tactics sarà... Dado primordiale! Giusto. Avere prima i dadi primordiali. Dadi primordiali! Io lo faccio. Lo fai. E tu hai il battaglione al 3+ per avercelo solo tu. È vero. Esatto, tu puoi fare un altro dado primordiale. Eccolo lì, guarda lì, Nargol ci Quindi benedice. Tu hai tre dadi primordiali. Ho già tre dadi primordiali. Rotigus fa un punto comando come sua azione eroica. Certo. E ce l'ha. Io invece, il mio tizio con la balestra, che è Hiro, prenderà una dispersione. Quando non sono nei Cruel Boys sono eroi loro. Esatto. Ah, e il mio generale, andando per secondo, sarà quello che ha il punto comando gratuito. E l'andoriano non andoriano. Esatto. Perfetto. Battle tactic, facciamo un'intimidazione ai giganti, quindi intimidiamo gli invasori. Perfetto. E adesso partiamo direi con la magia e partiamo con Rotigus, che deciderà di fare il suo diluvio universale sul campo. Facciamo un 9 e potremmo aggiungere un dadino primordiale
Why not? Perché no? Ne abbiamo tre. 10, dai, solo uno. Ma il mettizio con la balestra, un 10 lo disperde facilmente. Sì, dai. Come sei, buono. Vuoi usare dei dadi primordiali? Mi serve buona, un 5? Esatto, per la dado primordiale. No, oh, usi ancora l'ultimo dado primordiale? Ovvio. Ah, sì? Eh sì. Vai. Sì, a posto. Anche un ultimo. Ah sì, quindi la balestra a fatica dice esatto, no. Esatto, la balestra okay. Ha arrancato ma ha detto di no a Rodibus. Altre magie. Altre magie. Benediciamo con Blob questa unità di untori che faranno quindi le loro ferite infette al 5. Facciamo un 8, direi che lo teniamo così. E questo dico che glielo concedo volentieri. Ok. Facciamo piovere Pupù anche dall'altro maghetto, da lui, che va a fare il plug school sul campo. Facciamo un 9 ed entra. 9. È altino questo qua e... Beh no, questo è il mio chef dice no. Vai, il tuo chef prova a dire di no. Dice di sì, invece, con un 4, quindi... Se non erro sono 7 dadi. 7 dadi? 7 dadi al 6. Al 6 dai punti contagio. Do punti contagio ovunque. Un 6. Un 6, vediamo un punticino contagio. Vediamo. Alla balestra, guarda che... Solo perché ha osato? Solo perché ha osato. Perfetto. Facciamo uno scudino mistico su questi untori, sì. Che sono già benedetti, ma... Non si sa mai. 6, penso che sia entrato. Tanto non ho più dispersione. Non hai più dispersione e direi che possiamo concludere qui la fase magica. Ci rivediamo dopo la fase di movimento, a meno che Bona non voglia... Mi stavo dimenticando che, andando per secondo in questo scenario, io decido che la fase di movimento sarà quella in cui ti costa altre più un punto comando extra. Fai l'azione di comando. Ok. Ci siamo, abbiamo avanzato lenti ma violenti, come dicevamo durante il movimento. Esatto. Le mie mosche hanno corso di uno, si sono messe giuste sull'obiettivo, mentre Rotigus, con doti da scattista, ha fatto un 6. Tutte le altre unità di untori si sono mosse di pochissimo, giuste per arrivare sull'obiettivo, tranne loro, che non sono arrivate proprio così vicino. All'ultimo. Siamo fuori dalla nostra zona di schieramento con 6 unità. Quindi la battle tactic. Facciamo la battle tactic, prendiamo due obiettivi e quindi direi che posso passare a Bona e non dichiarare carica. Perfetto, quindi sei riuscito a fare 5 punti. 5 punti totali, nella mia fase di movimento non ho speso punti comando e quindi... Quindi non ho dovuto fare tiri in fami. Non ho dovuto fare tiri... E hai finito con 5 punti evocazione. 5 punti evocazione, e sì. E tocca a Bona. Tocca a me. Prima di tutto farò la cosa più bella del mondo perché ho subito una ferita con la mia balestra. Bona, dadi primordiali! Infatti devo dire dadi primordiali, giustamente. Io lo genero. Io no. E hai anche il tuo oltre più, perché in tutte fasi di eroi. È vero? Sì, sì. Eccolo qua, la congrega, il conclave. Dai su. Azione eroica. La balestra prova a curarsi. O bravery 5. Non avevo dubbi. Si cura di uno e quindi mi tolgo solo l'infezione. Giusto, perché comunque la balestra prima abbiamo tirato e ha preso una ferita. Esatto. Tu azione eroica invece. Mia azione eroica farò un altro punto comando, questa volta con Blob. Ok. E dico di sì. Perfetto. La mia battle tactic sarà anch'io provare a intimidire il mio avversario, facendo uscire praticamente le giganti perché adesso starà fermo. Ottimo. E vediamo subito il mio chef che prova a evocare il teschio fiammeggiante. Tutto ciò che farai nella tua fase degli eroi. Esatto. E sì. Utilizzi il mio dado primordiale, nonostante un 6 un 1. Buona, occhio all'1. Oh! Super miscast! Di 3 più 3 su di lui. E se ne becca ben qua 5. 5 ferite. Il piccolino se ne becca 2. E l'altro piccolino se ne becca 2. 2. Devo dire, ottima fase. Mi gusta. Fantastico. E è finita la fase degli eroi, buona. No. Faccio ancora fare di 3 mortali a questi piccolini, perché questo è un dannato, per dargli un più uno a colpire, non si sa mai. E si beccano 2 mortali. Ottimo. Questo conclude la mia potentissima fase degli eroi. Andiamo al movimento. Dopo una fortissima fase degli eroi, ecco il mio movimento. Sono corso con un gigantino piccolo di 6 e con il Beast Smasher. Quando mi sono mosso, Alberto ha fatto un redeploy con gli untori là dietro, ma questo gli è costato, avendo fatto io un 3+, 2 punti comando. Perché gli ha disturbato la fase. Esatto, però il Beast Smasher si è avvicinato alla donnina, vediamo un po' se si becca un'altra ferita. No. Ah, perché è letale. E ti sei già fatto 11 ferite, buono, in suo turno, quindi... Sono un pro. La balestra è entrata in casa, mentre
E qua sono avanzato con tutto, tranne i miei cecchini che sono pronti a bersagliare casualmente Rotigus. Perfetto, passiamo alla fase di tiro. Sì, iniziamo subito con il mio mega eroe, il balestrone, che spara una freccia a Rotigus. E colpisce al 2 e ferisce al 3. Ti vuoi dare qualcosa? Rotigus si darà ovviamente un all out defense perché... Al 2. Questa fase ho paura che... Colpisce. Ferisce al 3. Ha ferito. Meno 2. Meno 2. Andiamo a un grasso 5 più. 5. Ecco! No! Oh, potevano essere tante ferite. E invece no. Hai beccato una cista che aveva... Esatto. Le balestrine invece... Le balestrine... Vabbè, queste quattro sempre su Rotigus. Era il piano originale e non sbaglia mai. Al 2. Le mortali non sappiamo cosa sono. Giusto così. E, se non sbaglio, al 3 a ferire. Sono tre che hanno ferito. Con un meno 1. Quindi sta già al 4. Al 4. Che signore! Oh mio Dio! Ho già capito. Le altre balestre... Spara sulle mosche. Non abbiamo bisogno di after save. Vai, 4 spari di nuovo. Al 2. Non ci sono mortali e sono due colpiti. Questa è la seconda volta che utilizzo queste balestre ed è la seconda volta che non fanno assolutamente nulla. Buona, dai, il primo turno, dai. Ferisco con un meno 1. 2 al 5, quindi. Al 5. Al 5. 1, no, è 1. Sì. Ben due ferite. Al 5. Disgustosamente resistenti? No. Non abbastanza. I tre piccoli... lanciano delle pietre, non avendo corso, e vediamo un po' quanti massi lanciano. Sono ben tre rocce che vanno tutte sulle mosche. Okay. Vanno al 3 al 3 perché mi sono fatto un danno col dannato. Certo. Quindi sono due colpiti, al 3 ferisco, sono altri due con un meno 1. Anche qua al 5. Doppio 4. Io sono, quindi, cioè io sono l'italiano che mi sfugge, sono 2 di 3. Sono 5 ferite. Forte. 5 ferite, 5 più. Mettiamoci qua che quello di tirare non porta bene. E infatti. Oh! Una! No! Una. Ricomincia a tirare lì. Passa una! Vabbè, allora inizia il generale. Nargol protegge. Ah, il generale lancia? Sì. Certo, spacca i cancelli. Ah, in realtà devo vedere dove arriva. Perché. Ok, 18 arriva sulle mosche. Ok. Colpisce al 3 più e. Spendo un CP per avere un più uno colpire. Quindi vai al 2. Vado al 2. Ferisco al 2. Oh. Meno 3. Meno 3, quindi non salvo. Sono 4 secche. 4 secche che salvi al 5 di giustamente. Rimettiamoci 4. Non tirare lì. Qua sembra andare bene. No! Il punto. Quel punto è maledetto. Passa una. E infine l'ultimo piccolino, che è l'unico altro che non ha corso. Lanciare gli improperi, sì. In generale, perché non ha colpito bene. Sapete che vi dico? Spara su Rotigus. Su Rotigus, perfetto. Al 4. Al 3. Ferisce con un meno 1. Rotigus che aveva stava... al 3, quindi al 4. Perfetto. Eccolo niente, lì. Niente. C'è una congiunzione astrale, bisogna tirare qua. Intoccabili. E quindi andiamo di carica. Vai. Iniziamo quindi a caricare con tutto. Sì. I piccolini, che fanno un potentissimo 3. Non credo basti. Non penso basti. Penso staranno lì a conquistarsi l'obiettivo. Ottimo. Il Gatebreaker. Prova a caricare. Lo generalo. Il generalo fa... Oh! Buona! Ciao! Oh. E allora va lì. Ciao, io cambio strada. Porca, sfonda tutto e finisce contro Rotigus. Sì, e gli faccio al 2 più di 3 mortali perché è un mostro. Fai colpi d'impatto. Sì. Sono 3 mortali. Ovviamente. Non vuoi suonarle qua? Io vengo non mi piace quel lato. Uno, dai, riprendiamo due. Ci sta, dopo tutto quello che ha ricevuto addosso. Esatto. Lo Smasher, prova a caricare. Sì. Un potentissimo 4, decido che un punto comando lo spenderò per ripeterlo. È soltanto un 8. Vai. All'8 allora è gratis. Appunto. 7. Non basta. E allora il piccolino. Piccoletto, va a incastrarsi negli untori? No. La risposta è no. L'ultimo piccolo, penso non caricherà anche l'ultimo, vediamo un po' serio da qualche parte.
No, da nessuna parte. 8 è lontano da qualunque parte, cosa. Alla faccia del carico con tutto. Esatto. Beh, provo a caricare con tutto. Fine fase di carica, avete le azioni mostruose. Sì. E il farne due? No, è lo smasher. Ah. Però farà il suplex. Body slam. Body slam. Devo guardare, perché forse è il 4. Oh. Ho fatto body slam, quindi prendo il bestione. Perché al 3 entra. E al 3 lo prendo. E lo schianto qua, vicino agli altri, che gli faranno un urlo. Goloso. E gli fa di 3 mortali per il disturbo. Certo. 2 mortali. Ah! Oh, questa zona è stata maledetta. E infine, il piccolino qua, sì, gli urla in faccia. Vai, erotico, sì. Ne un po' chi ha l'alito più pesante. Loro ce l'hanno abbastanza a dargli l'urlo. Punti comando, però Rotico si può fare la sua azione mostruosa. Io tirerò una bella panzata ai gigantini a questo Perfetto. Punto, è al 2 più. Quella che fa 4 mortali. 4 mortali. Ma cos'è? Non è uno stomp, è sua. È la sua, è il suo. E allora? È, è un casco de panza. Però mi prendo le 6 ferite. Ok, qua dove è finito? Il buon Rotico dopo aver fatto un body slam. Sì, avrà fatto un rumore terribile quando è atterrato. Secondo me hanno sentito la scorreggia che è uscito del gas, ma tipo a 20 km isolati. Era soltanto un tuono. Si dice così. Lui è il signore della pioggia. Andiamo con i piccolini che hanno fatto un pelin e inizierò ad attaccare tutti sul bellissimo e affascinante Rotigus. Ok. Sono agile balzo attacchi. Agile balzo, 13 attacchi, vai. Esatto, che vanno al 2 e al 3. No, sì, perché col dannato un più uno colpire. Ok. Al 2. Tutti dentro. Complimenti. Continua a essere agile balzo. Buona si sta riprendendo. Buona sta diventando buona. Sta carburando. E al 3. E al 3 sono 9 dentro. Perfetto. Meno. Meno 1 solo. Meno 1, ma comunque. No, perché ti ho urlato. Il piccolino ti ha urlato in faccia. Quindi al 5. Sentito il rotto. Al 5. Proviamo in quest'angolo, vai. 9 al 5. Sono 16 danni in totale. Porca vacca, vediamo quanto resiste. Ti conviene cambiare lato dopo questo tiro, mi sa. Mettiamoci qua in quest'angolo. Al 5. Un po' meglio. Vabbè, dovrebbe essere sopravvissuto, ma sono 3, 6, 9, 12, 13, va 17 ferite. Su? 20. Su 20. Adesso iniziamo con i calci. Ah, perché ancora calci testate? Ovvio. Oh, calci sui denti. Calci sui denti, al 2 e al 3. Al 2, tutti dentro. Al 3, sono 3 con meno 2. Al 6. Al 6. Triplo 6? No, 1 c'è. Sono 2 di 3. Ok. Sono 5 di nuovo. Al 5, qua servono almeno 4 o 5. No, no, di meno. È morto. Morto. Quando muore lui esplode, fa roba. No, non ha flatulenze. Ce l'hanno i giganti. L'odore rimane di sicuro. Forse potrebbe essere uno dei pochi odori che pure i giganti non sono. Quando porta un doppio 6 di carte è riuscito a portarsi a casa. È incredibile. Ma buona è buona. È buona. Non possiamo... Buona è come se fosse Clark Kent che si toglie la maglia sotto Clark Kent. Sta alle mosche. Sta alle mosche. Ma le mosche non è che mi piaccia molto. 5 attacchi, 10 attacchi di lama arrugginite. Io mi do un più uno al save. Solo perché nessuno ti ha urlato addosso. Non devi rimarcarmi questa cosa. Al 3. Allora facciamo un punto contagio. Innanzitutto togliamo questi. E poi altro. Sono 4 ferite meno 1. 4 meno 1. Il mio generale, se non erro, dovrebbe avere l'oggetto che ignora il rend meno 1. Quindi salva il 3. Tutto come deve essere. E una ferita. Un danno. E me la prendo perché non ho protezione. Ha subito adocchiato per vedere se lo scenico era misto. E poi facciamo i 12 attacchi di mosche, altre. Facciamo altri 2, 6, quindi contagi che avanzano. Arriviamo a 3 contagi. E altre. Sono 5 senza rend. Quindi salvo al 3. Nuovo 3. Che signora, il mio generale. Non problema. E adesso però risponderà lui, mi sa. Eh sì. Il mio bellissimo general inizia con il suo flagello spacca... Forti. Di Dio. Va al 3 al 3.
Puoi usare un punto comando? Ma sì, a questo punto ovviamente. Un più uno al save lo diamo sicuramente. Sono 46-1, quindi sono 3 punti. E ti ferisco al 3. Sono 2 con un meno 3. Porca troia. Al 6. Niente. Sono 8 danni in totale. Al 5. E se andiamo a 3 prendiamo 4 ferite, quindi una mossa. 5. No. Ah sì, sì, 4. Una mosca muore. Una mosca muore. Calci in faccia. Sì. L'altezza è quella giusta. Al 2, al 3. Colpisce. Al 3, sì, con un meno 2. Al 5. Una salva, una no. E sono di 3. Una. Danno al 5. Salvo. Ecco. E ti stringo la mano. Piacere. Sei sicuro? Lo scoprirò a breve. Al 2. Colpisce. Schiaccia al 2. Ferisce. Sì, meno 2. Al 5. Salva. Boom, direi che questo conclude... un rotto di morto. Diretta di puzze. Sì. Il mio generale si becca una mortale. Okay. E basta, perché è l'unico che è rimasto lì. È stata curata. E a fine fase, vabbè, gli hai già dato quella addizionale sì. di ingaggio. Tanto punti comando ne hai per non testare qua, anche se tanto non penso che abbia bisogno. Non di testo perché ho bravery 8. E allora a posto. Buona, fai anche tu 5 punti. Sì, perché ho controllo degli obiettivi e la battle tactic l'ho fatta. E andiamo al primo super spareggio. Ho già. Super spareggio! Buona! Dado di Nargol con le bacchette perché mi fa schifo. Contro Santa Barbara. Vai, buona. 4. 4. 5! Quindi Nargol riesce a vincere il super spareggio. Cosa turno. Farò? Tieni il turno. Chiediamo a Rotigus. Rotigus dice che è meglio tenere il turno. Partiamo con i dadi primordiali. Io non lo faccio. Io lo farò per tutti e due, sì. E tu hai anche il tuo speciale. Io il mio speciale, altre più. Ah, no, ha colpito una balestra, la balestra, ma non ce l'ho. Però vado a 4 dadini primordiali. No, perché si finiscono a fine round, quindi abbiamo una testa. Una testa. Azione eroica. Azione eroica, facciamo un bel punto comando. Certo. E lo facciamo con Blob. Battle Tactic farò quella di prendere, mettermi entro 6 dai lati fuori dalla mia zona di schieramento. Che ha anche un nome, sta spell per sto credo Battle di Tactics. Sì, ma a noi ci piace raccontarla così. Esatto. Sì, anche perché ci non la trovo. Perfetto, magie. Magie. Io prendo una dispersione con l'eroe. Balestra, ovvio, perché posso. Chiaro. E mentre il mio generale di nuovo avrà il punto comando gratuito. Okay. Allora partiamo dalla mia congreghina che ha il più 3 a castare. Okay. Sono molto bravi, quindi facciamo 4 di 6 ferite su questo bel gigante qua. Merciless Blizzard 3. Ripeti pure quel bilico. Abbiamo 6 fa 9 più 3 di cast fa già 12. Ma ci mettiamo pure un dado primordiale e facciamo un grasso. 14. Io ti dico che questa passa, perché non ci provo neanche a disperdere un 14. 4 di 6, vediamo quanto è fredda sta Blizzard. Penso sia morto. 16. Penso sia morto perché io sapientemente non l'ho messo di fianco al mistico. Giusto. Vediamo dove cade. Però no, non cambia nulla perché è troppo lontano dai suoi e sul mio non fa danni. Perfetto. Quindi vabbè. Abbiamo tolto un gigantino. Abbiamo tolto un gigantino e non ti ha fatto nessuna ferita perché non hai fatto neanche un 1. Per adesso va tutto bene. E... altre magie. Facciamo quella che tiriamo il plug squall su tutto il campo. Entra, è un 11. Tu hai ancora due cose. Questa qua cos'è che fa di... Tiro 7 dadi, se faccio un 6, per un 6 metto i punti. Il mio signore delle balestre ci prova. Ok, vai. Fa 10. E c'è un dado primordiale che mi chiama. Al 2 più. Vai. No! Bravo! Niente. Quindi entra così. Così. Fantastico. Consumando il dato primordiale. Mi sembra tutto ottimo. Ed è l'eroe balestre che deve aspettare. 7 dadi al 6. E c'è un 6. Un 6. E chi dai di nuovo la maledizione? La diamo al cuoco questa volta, che cucinerà piatti un po' saporiti. Taco. Taco kebab. Altra magia. A questo punto, come altra magia, andiamo a dare di nuovo il bonus alle lame a questi bellissimi untori. Di nuovo un 11. Questo te lo concedo. Che gentile. Che gentile. Gli diamo anche uno scudo incantato. E questa è l'ultima spell. Ed è l'ultima spell che posso lanciare. Entra. E lo chef prova a disperdere.
e con un 4 dice no. Devo dire che le mie fasi magiche sono fantastiche. A questo punto ci rivediamo dopo il movimento, facciamo un po' di cose per cercare di sistemare questa situazione. Buona, qual è la fase in cui gli disturbi le comunicazioni? La fase di combat. Allora, ci siamo mossi per il campo, la mosca si è ritirata saggiamente per fare la tattica, certo. Abbiamo evocato una bestiaccia di Nargol qui, con tutti i 10 punti che avevo. Ed è una bellissima bestia, quella ranocchia. È una bella ranocchia. Poi abbiamo il blob arretrato, come un po' tutto, tranne questi coraggiosi untori, gli altri sono schermati e loro sono andati qua a aiutare la tattica. La congrega... Il conclave si è andato indietro perché deve... Per fare la tattica. Solo per quella ragione lì, se no lancia in resta e saremmo... Beh, hanno già tolto un piccolino. Esatto. Il grosso è subito dopo. Il grosso è fatto. È la prossima, prossimo giro. Fase di tiro. Sputacchiamo con Blobrot Spawned, che ha la sua bestia con quel flusso di lava che esce dalla bocca. Un D3 di attacchi su questo gigante. E mi do un più uno al save. Why not? Con un punto comando. Faccio un colpetto al 3. Ferisco con... Mi dai un benefico, ti giusto? Ti do anche un benefichino al 2. Ferita, meno 2 di colpi di impatto. Salvo al 5. Salvi, e niente, finisce qui. Non farei cariche, credo, o sì? No, questa qua mi... Un po' mi... Ti invoglia, ma in realtà c'ho l'obiettivo, quindi me lo tengo così. E perché... La bestia no, perché deve proteggere un po' un fianco, chiaro. In questo momento. Direi che non ci sono cariche, faccio 3 punti. Certo, perché fai la tattica più un obiettivo. Più un obiettivo, gli altri 2 sono proibitivi e quindi direi che passo il turno a Bona. Tocca a me. Prima di tutto vediamo il punto del dado primordiale. Lo faccio per tutti e due. Io no, ma il mio personale neanche. Quindi abbiamo una testa. Mi si stanno demoralizzando dalla morte di Erotimus. La mia azione eroica sarà provare a curare il Beast Smasher. Vai. Bravery 8 e con un bellissimo 10. Non ce la fa, ce la fa la balestra con 5, ma lui no. Facciamo un punto comando noi invece. E oh, yes. 4, sì, quindi torno. Sì, sempre con Blob Roots. Tra l'altro mi sono beccato una ferita sul mio generale e una ferita sul Beast Smasher per i veleni, le malattie. La mia battle tactic sarà guidati nel maelstrom, devo caricare con un eroe una battle line e devono essere ingaggiati a fine. Devi scegliere quali sono? No. Devo aver caricato e poi essere ammingaggiati con unità. Ok. Fase degli eroi lì era buona. Che se va come quella di prima è fantastica. Vai, almeno questa volta non puoi ammazzarti le unità. La tua unica magia. E farò di nuovo il teschio. È il teschio flaming. Va per purificare. No. E userò il mio dado primordiale. Vai, buona, spara sto 6. No, è sempre uno. Dado di 12. E proviamo a disperderlo. Che non è che... Io faccio un 5. E anche col dado primordiale. No, andiamo a pari, 11. Quindi questo teschio appare. Basta, è andata così. Questa è la prima volta che lo vedo sul campo, tra l'altro. Lo metterò a 8. Poi, non avendo altre cose da fare in fase degli eroi, lo muoverò di altri 8. E si accolla ad un'unità. E lo accollo a questa unità di mosche. E che cosa gli fa sto teschio? A fine ogni fase di movimento, al 2 più se non erro, gli fa di 3 mortali, fin tanto che non viene disperso l'unità muore. Ok. Tu potrai disperderlo come se fosse una normale Endless. Anche se in realtà sul capo non esiste solo un segnalino. Okay. Andiamo al movimento. Yeah. I miei movimenti. Le baleste sono rimaste stazionarie esattamente dove erano prima. Perfetto. Il resto è avanzato tutto più o meno compatto. E Alberto ha fatto poi un redeploy con quell'unità di orrori per allontanarsi. Vittore, sì. Vittore. E finalmente il teschio fiammeggiante al 2 più farà di 3 mortali. Ovviamente no. Che forte sto teschio, Bona. Ok, l'abbiamo visto sul campo, un giorno vedremo anche che fa delle mortali. Bona, tiro. Il balestrone arriva solo sugli untori e sparerà sugli untori. Sono proprio il suo bersaglio preferito. Al 2. Fantastico, che turno. Buona, altro tiro. 4 balestre, cioè i 4 attacchi di balestre, sì, sugli untori sono due mortali. E i 2 che devono ferire al 3. Esatto. Sono una con un meno 1. Quindi andiamo al 6. No. Sono 4 ferite. Al 5. Torniamo nell'angolino, vediamo se si è ricaricato. No. Sono ormai l'angolino si è offeso, che si è andato dall'altra. E li togliamo. Le altre balestre vanno sul cavaliere solitario laggiù in fondo. Okay. Ti vuoi dare qualcosa? Direi che... È lasciato il suo destino. Al 2 sono 3 colpiti, 0 mortali.
al 3 ti ferisco con 1 che ferisce con un meno 1. Hai 5. Eccolo lì. A posto, che problema c'è? Altro tiro? Buona. I tiro tre pietra, anzi, le tre pietrate vanno sulla bestia di Nargol. Ma colpisco. Hai ragione, mi prendo anche un più uno a colpire. Al 3, sono 2 che hanno colpito. Perfetto. Al 3 ti ferisco, sono 1 con un meno 1. Al 6, niente. Sono la bellezza di 3 morti, ferite. Salviamo. Quanto ha ancora di vita la veste? Ne ha ancora 7. Ah, peccato. Perché sennò io lanciavo volentieri la sua pietrata. Vai. La lancio comunque lì. In realtà. Ho mentito, spudoratamente. Al 3? Colpisco, non mi ricordo, ma di sicuro al 6 ho colpito. Sì, e ferisco al 2. Questo devo controllare. Ferisco al 2 con un meno 3. Che non salva. Che non salvo. Sono 4 secche. Sono 4 danni al 5. E lì. Salveremo. No, no, non è vero, ho mentito. 4, quindi sono 5 ferite che subisce la bestia. Ma è ancora viva. È ancora lì, è ancora lì. L'ultimo gigantino lancia Fabuling lì in mezzo. Perfetto. Al 4, anzi al 3, ma manca. Non c'è problema, non c'è problema. E ora la fase che tutti stanno aspettando, le cariche. Le cariche. Iniziamo con i tre amigos là in fondo. Sì, le amigos. Che vanno sulla mosca? No. 3. Con 3 forse non vanno da nessuna parte. Con 3, non mi ricordo se mi sono messo a mezzo meno. E sono a mezzo con 1. Tutta tattica, ovviamente. Tutta tattica. E quindi gli farò solo un colpo di impatto perché solo uno ci arriva. Al 2 più sono, mi sembra, di 3 mortali. Un po' che non li faccio caricare sti simpaticoni. Sono di 3 mortali. Sono una mortale. Al 5. Al 5. 1. Una ferita. Il mio generale prova a liberarsi la strada andando giù d'impatto con... Andandoci pesante su una rana. E con un 4... arriva la rana. Sì. Ma la rana arrivarci ci arriva. Al 2 più gli fai di 6 mortali. Sì. Vediamo un po'. 2 più... Oh! Ottimo. Tutto secondo i piani. E poi abbiamo lo Smasher. Sì. 11. Esagera sempre. Mi piazzo qua in mezzo, almeno sono tranquillo di fare la mia Battle Tactics. Dei colpi di impatto, buono. Sì, e li faccio su entrambe le unità. Ah, pure? Mi sembra di sì. Ogni unità entro uno. Perfetto, quindi. Su Yuntori, quelli verso l'albero. 2. Sono di 6 mortali. 5 mortali. Porca boia. Al 5. Ne salviamo uno, due sono morti. 2 morti. E sull'altra unità di Yuntori... Sì, e arrivano i colpi di impatto, sono solo 3. Al 5 di nuovo. Niente, questa niente. Volta li prendiamo. E il piccolino. Piccoletto, vai. Il piccolino con al un 5 arriva. Anche lui fa colpi di impatto? Sì, al 2 più sono di 3. Sì, che fa? Una. Al 5, vediamo se uccide un untore. Sì. Uccide un untore. Che stecche che stanno tirando. Azioni mostruose, tra l'altro. Sì, iniziamo con... Quanto hanno di bravery gli untori? 10. Allora su questa unità qua farò il ruggito speciale. All'11 ne scappa uno, al 12 ne scappano due. Vai, così. Wow. Per un attimo. C'è il pupù di untore ovunque. Il mio gigante invece stomperà la bestia. Effettivamente è l'unico gigante in campo, sì. Scusa, il mega gargan generale. Dettagli. Stompa la bestia. Al 2. Al 2. Di 3 mortali. 3 mortali, devi fare almeno un 5 o più. 2. No, 3 ferite ancora. 3 ferite. Ah, 8 di vita. Almeno un 5. Cioè, c'è uno, viva, viva. Bene, altre azioni, buona. Lui urla. Ah, lui urla. Ah no, urliamo sullo stronzo. Sulla mosca. Sulla mosca. No. La mosca può usare i punti comando. Ah. Inizierò il combattimento con questi tre piccolini. I piccolini hanno fatto un pile-in. E iniziano a picchiare. Sono. Sì, darò un all-out defense. Io ho già un più uno colpire perché quelli è il campione dell'unità. E il bonus dei breaker. Okay. E okay, certo. 12 attacchi perché ho perso un attacco perché un gigante è ferito. Che vanno al 2 e al 3. Sono 11 dentro. Certo. Al 3 più. Sono 7 dentro con un meno 1. Che sali al 4, quindi? Salvo al 4. Il numero di Nargol
possa salvare i nuclei. No, però. No, vabbè, dai. Sono due danni l'uno. Quindi 8. 8 danni. Alla 5. E ne passano 5. 5, valiamo a 6. Ancora due. A sto giro prima ho ucciso l'altro con le pedate, sto qua io vado di testate. Vai di testate. Al 3. Tutto dentro. Dentro, ovvio. Al 3. Sono 2 con meno 3. Meno 3 al 6. Al 6. Oh! Snake. Sono 46 danni. 7 danni. Come 7? Sfanno 4 quando sono sani, 3 quando sono feriti. Ah. Ci ha provato. Ci ha provato. Sì, perché ci ha provato. 9 però... giù, 9. Una in più del dovuto, ma... Era e 15 stato... ci ha lasciato il moscarolo. Con chi vai adesso? Con chi rispondi? Bah, direi che lei è una candidata... La bestia! Che il suo compito è stato magistralmente eseguito. Esatto. L'abbiamo evocata per quello. Vieni qua, se stai evocando con il mio al quale. 4 più. Sono due dentro, altre, una, meno due. Meno due? Salvo, no, meno uno, scusate, meno uno, quindi due salvo danni. Al 4 per chi ignorare il meno, no? Oh, due danni. Preso, due danni. E me li prendo tutti. Hai visto. Vado ben un di 6 di attacchi. Vai. 5, al 4, al 3 senza rend. Tanto lui non interessa. Non ne frega niente. Al 4 è solo una. Uno. E al 3 una tre, feritina. Una. Salvo al 4. Me la prendo. Te la prendi. Un altro danno. E vado a 6 ferite. E adesso tocca a Bona. Fai il Beast Smasher. Sì, farà tutti gli attacchi qua. Perché ho paura che se tiro troppo bene ammazzo anche gli altri untori. Se tiri falli... troppo bene fai esattamente quello che hai detto prima, cioè togli tutte le unità. Esatto. E sembrava impossibile. E va bene, vai. Quindi faccio tutti gli attacchi sui 6 poverini. Sì. Sono 3 attacchi al 3 al 2. Uno dentro. No. Probabilmente sotto un volto ottimista. No. Meno 3. No, non sai. Quanti danni sono? Sono 5 danni. Questi possiamo provare. Al 5. Ne salviamo 2. Quindi 3. Sono un morto e mezzo. C'era già una feritina forse? No, l'abbiamo tolto prima. Sì, no, con i colpi d'impatto. Questo. Poi sono 2 calci in faccia al 2 e al 3. Colpiscono. E ferisce 1 con un meno 2. Questo non... Sì, lo salviamo al 6. Perché lo Mystic Shield, ma niente. Quanti danni? Sono di 3 danni. 3. Tutti e 3, quindi muoiono 2. E infine, come sempre, stretta di mano di fine partita. Giusto. Al 3. Colpisce. Al 2. Ferisce con un meno 2. Meno 2, quindi andiamo al 6. No. E la stretta di mano ti fa 6 danni. Ah, scusami. Sono esagerato. Mi laverei comunque le mani prima di, cucinare. Beh, ne salvo una, ne prendo 5, quindi ne muoiono 2 e rimane uno. Il campione con una ferita. No, no, standardiere, perché standardiere. Bisogna essere ottimisti nella esatto, vita. Esatto, giusto perché lui odia i gruppi comando. No, vabbè. Però se poi se sopravvive faccio uno, torna esatto, un altro. Sembra giusto. E adesso tocca a te rispondere. Tocca a me rispondere, direi che rispondiamo con quel... Facciamo un attacchino al 4. Sì. No. Perfetto, buona. Vado con il mio piccolino che sì, come prima cosa si muove sì, e poi metto in tasca. Esatto. Perché oh, dopo tutto se il cuoco lo cucina a 2 di vita, sì, al, sì. 4. Al 4. Devo fare il doppio. Al 4 nei pantaloni. Hai un untore nei pantaloni. Con un bastone lungo. Bellissimo. E il bastone sale. Adesso tocca al gruppo. Mi farei il bidet prima di tornare. Ma lui è l'aiuto cuoco. Lui ha stretto la mano. Lui ha... allora si può. Ah, no, allora tutto chiaro. Certo. Tocca agli untori fare pailine e attaccare. Non sono così sicuro di volerlo fare, però lo faccio. Per... Io mi do un più nel save. No, al 4. Dai, sono 3 colpiti. Facciamo 2 punticini. E sono 2 ferite. 2 ferite. Senza rend. Quindi senza salvo al 3 più. Faccio un 5 e un 2, quindi mi becco la feritina. Vado a 7. E tra l'altro prima non abbiamo tirato per vedere se il suo punto comando sulla mosca valeva doppio, ma tanto non cambia niente. Sì, ne ha. Sì. E... vado infine con il mio generalissimo sulla bestia di Nargol. Iniziamo a prendere subito con i calci. Vai. Al 3, al 3.
Colpisco con uno. Sì. Ferisco con meno due. Non la salvo. Sono 4 danni. No, 2. Ah, 2 danni. 2 al 5. Schiacciata. È morta. Morta. Ma quello che doveva fare. L'ha fatto egregiamente. E la fine questo? E la fine direi proprio di sì. Faccio solo un test qua. Sì, devi dare il contagio a lui. Quindi va a 4 contagi. Va a 4 contagi. Lui non, no, rimane a 2. Dopo li facciamo, ma intanto facciamo il battle shock. No. Per un pelo non torna un tizio. E punti, buona. Ne faccio 5 perché ho gli obiettivi e lui è ancora ingaggiato. Certo, giusto. Vediamo soltanto un attimo questi contagi, che magari lo porti a 10 ferite subite. No, niente. Ne hai 2 sul mio generale. Il generale ancora uno ne prende. Perfetto, con e andiamo 7. Al secondo super spareggio. Sì. Allora, super spareggio, c'è l'orologio di dadi, buona. Sì, perché userò un dado artiglieria. Deviazione, questo qua. Uno. O uno e mezzo. Ma uno e mezzo. Io contro un due. Un due vale più di un uno e mezzo in ogni caso. Direi che prendo il turno perché di nuovo siamo in una condizione. Sì, perché la condizione è tosta. Dadi primordiali. Prima, come mi insegna Bona, io non lo faccio. Bona. Io neanche. Ma io il mio personale. E non lo faccio, no. Attenzione, tutti senza dadi. Vecchia maniera, signori. Usiamola, proviamo a fare la tattica di nonno Nargol, che dice che dobbiamo distruggere più unità nemiche che amiche in questo turno. E vediamo cosa riusciamo a combinare. Azioni eroiche. Possiamo fare un punto comando. Sì. E lo facciamo sempre con Blob. Perfetto. Io prendo la mia classica dispersione con l'uomo balestra e decido che in fase di carica ti costeranno di più punti comando. Ah, brutta storia questa storia. Passiamo alla fase eroica vera e propria. Iniziamo con le magie. Iniziamo a castare su di lui la magia di Blob. Sì, certo. Che prende di 3 ferite se ha preso danno. Questo turno 5 ha un valore di lancio di 6, ma posso lanciare un più 1 a lanciare l'incantesimo. Sì, esatto, quindi entra perché tu hai un più 1 di base. E allora ci pensa l'uomo balestra. Dall'alta balestra. Che è nato per fare quello, d'altronde. No. Era tutta la vita che aspettava questo momento. Però, e continua a fallire. Ok. Quindi il gigante è maledetto. Il gigante è maledetto. Poi facciamo sempre il nostro plug squall su tutto il campo. Certo. Che entra con un 7. Perfetto. E questo provo a bloccarlo. Ok. Con il mio cuoco. Il cuoco 8. Dice no. 8. E a questo punto c'è un gran dilemma, si fa un gran dilemma se fare 4 di 6 mortali su questo gigantone. Che... Nel frattempo puoi provare a disperdere quella Endless. Con uno dei maghetti, mi sembra giusto. 5. Entra al 6, quindi rimane. Rimane. Forse farà mortali su turno. Ok. Signore, secondo voi, meglio... Telespettatori da casa. 4 di 6 mortali e deve far noi con 2 dadi, oppure un bellissimo provare a migliorare rend o colpire o ferire? E deve fare un 5. Detta così però... Detta così, 4 di 6 mortali. 4 di 6 mortali subito. Certo. Diamogli più 3 castare a chi non... Senti, siamo qui, agile balzo. Vai. Al 9. 6. 3, 9, non basta. No, non basta. Peccato. Altre magie non ce ne sono. Non ce ne sono, ci vediamo dopo il movimento, direi. Tu muovi in fine movimento. Fine movimento, questo lato non lo guardiamo, esatto. Passiamo al centro. Mi sono disingaggiato con questi untori che fanno un po' da barriera. Le mosche vanno avanti verso il gigantino che è il bersaglio della nostra battle tactic. Il conclave si sposta man mano verso la chiesetta. Gli untori sono corsi al giusto per prendere l'obiettivo, un grasso 4. E adesso aspettiamo tutti con ansia che il teschio di Bona produca qualcosa. Al 2. Ah, ce l'ha di 3 mortali? 3 mortali. Al 5. Ne salviamo una, prendiamo il 2. Fase di charge. Ah no, tiro. Tiro. Tiriamo Blob sul gigantino, un di 3. 3. Al 3 più. Una al 2, eccola una. Qui meno 2 meno 2 non salvo di 3 danni, sono 3 danni. Va a 5 e a fine fase, visto che ha subito dei danni, subisce dei danni o li subisce al 2 più, non ricordo.
fine di un, con due, due, più di tre di danni. Grazie alla maledizione di Blood. Eccolo sì, lì. Quanti danni? Altri due. Altri due danni. Va a 7, quindi ha ancora 5 di vita. 5 di vita. Direi che carichiamo con le nostre bellissime flies. Mi hai maledetto la mia fase di carica. Esatto. 5 non basta. Vediamo un po' se ne spendi un altro. Oltre a quello. Un altro punto comando. Sì. Sì, dovrei spenderne due. Quindi per due punti comando questa mosca lo farà almeno 7. Oh! Puoi far la carica sul grosso per andare a picchiare il piccolino. Faremo così. Quello puoi ignorarlo tanto. E voilà. Fanno i colpi d'impatto queste. Una campanata che ne fa un di 3, se non erro. Sì, la campana al 2 più ne fa di 3. Ma faccio un 1 e al 4 più. Eccola lì, la mortalina dell'altra. Perfetto, sul gigantone. E azioni mostruose. Li stompo, perché è raro non ha punti comando. E li stompo. Sì. Per 3 mortali. Buono, non si smentisce. Al 5. Prendiamo tutte e tre, andiamo a 5. E adesso. Pailiniamo e andiamo verso quel. Verso quel maledetto. Il maledetto gigantino. Sul gigantino. 5 attacchi. Al 3, al 3. Al 3. Sono 3. Sono 3 ferite. 3 ferite, rend meno 1. Quindi salvo al 6. Tutte le prendo. 7, 3, 10. Ho ancora 2 di vita. Ma c'è la mosca sotto, c'è la mosca. Sempre al 3, al 3, ma stavolta senza rend. 3 infezioni. Facciamo 3 infezioni. Attenzione, e tutti colpiti. E altre 4 ferite da salvare senza render. Mi servono 3 5 più. Vai, che problema c'è? Manco uno. Ma che problema, quindi continuate a muore spareggiate dove cade. Buona, fa un 3. Un 1. Cadrà sulle mosche. Sulle mosche. E faccio una mortale. Non salvo, andiamo a 6. E adesso c'è l'altra moschina sul gigantone. Sono 5 attacchi con il rend. Diamo un punto infezione e 3 colpiti e sono 3 ferite col meno 1. 3 con meno 1, lui salva al 5, ne salvo 1, quindi sono 2 danni. E poi ci sono le moschelle, la moschella. Facciamo un'altra infezione e 4 colpiti e altre 3 ferite senza rend stavolta al 4. Sono altre 3 ferite. Questo è fatto per pigliarsi delle bombe. Agile balzo danni. Agile balzo danni. E però adesso tocca a Buona rispondere. Sì, e spenderò un punto comando per avere un più uno a colpire. Quindi Buona si dà un più uno a colpire, tu invece ti puoi dare un più uno a... Ho l'autodefense con il punticino fatto da Blobbo. Da Blobbo Rot Spoven. Tra l'altro entro quanto da meno uno a colpire? Entro 7, è vero. Vediamo se ci siamo. Ci siamo, entro 7. Vai, al 4 più una ferita mortale o meno uno a colpire? La facciamo sì. E quindi Thor non ho più agile balzo ferite. Beh, 14 mai un meno 1 a... Che quindi a 0 col più 1. Quindi vado con 3 attacchi al 3. Sì. Ma che problema c'è? Al 2. Sono 2 con un meno. Ho subito 14 danni, un meno 3. Al 6. Ecco, c'è un 6, 5 danni. 5 danni al 5. Una, due, quattro. Quindi sono 2 e 3 dall'altra parte. Ok, quindi una mosca ancora 5 di vita e una è morta. Calci in faccia. Calci in faccia, come no. Al 3 più colpisco. Al 3 più ferisco. Meno 2. Al 5. Niente. Sono 4. 4 danni. 2. Andiamo a 5. Altro buona. Stretta di mano. Al 3. La temuta stretta. Colpisce. Al 2. Meno 2. Al 5. La mosca sopravvive. La mosca vive. Fantastico, ragazzi. La mosca vuole cibarsi delle prelibatezze del gigante. A fine turno si prende un altro punticino contagio e andiamo a fare questi 4. 4 più. Certo. Eccoli lì. Altre 3. Vado a 17 ferite su. E ce n'è ancora una sul generale. Sul suo generale. E la prendiamo anche lui. E lui va a 8. Allora, come punti?
sei riuscito a fare quella super battuta difficile. Incredibilmente, nonostante tutte le avversità, sei riuscito a farla. Facciamo la battuta tattica, facciamo un obiettivo, quindi prendiamo altri tre punticini. Ma quanti punti evocazione sei? Ho fatto forse non faccio i 5 punti, ma solo 4 perché lui è nella mia zona di schieramento, sì. Quindi sei a 4 punti evocazione. 4 buona, punti evocazione. Dadi primordiali. Lo faccio. Io no, però il 3 più il mio personale sì, quindi sì. Io ne ho 2. E io ne ho 1. La mia azione eroica sarà provare a curare il mio generale per togliere quella brutta infezione che si sta generando. Con un 8 non ce la fa perché penso abbia un bellissimo 7. E non ti dico dov'è l'infezione. Voglio stare nell'ignoranza, infatti a 7 si terrà l'infezione. Tu però puoi provare a disperdere la Endless. Usiamo Blob per fare... E ce la facciamo, o no? No, la mia bellissima testa fiammeggiante. Finalmente. Una vasetta da 50 come si D'altronde l'abbiamo visto fare le ferite. Esatto. Siamo contenti. E allora io dico che come battle tactic ti spaccherò l'albero per ripicca. No. E provo a fare un dardo arcano. Certo. E faccio 9 e uso pure il dado primordiale. Vai. Fatto 15. 15 è tanto, meno 1 però perché c'è Blob. 14. Proviamo. Tutti i dadi. Quindi intanto provo a disperdere con 2 dadi, esatto. Vediamo quanto facciamo. E perché comunque 9. Facciamo 9. Hai 2 dadi primordiali. Il primo. 10. Ti serve un 5. No, niente, ci abbiamo un dardo. Abbiamo un dardo. Eroica. Facciamo un 4 più un CP. Eccolo qui. Il Blob, se lo fa sempre. Blob, lui comanda e dispone. Io non ho altre cose da fare in fase degli eroi, ma inizio fase di movimento, sgancio il dardo. Vai, certo. Di 3 mortali. 3 mortali, ovviamente. Al 5. Sopravvive. Una sola! E adesso ci vediamo dopo il movimento. Fase di movimento. Allora, le balestre che erano qua sopra si sono mosse correndo per prepararsi a una futura battle tactics. Certo. Questa è rimasta ferma, sì. E l'altra balestra è uscita di casa. Placeandosi, quindi può sparare. Esatto. Più che altro può sparare a una gittata accettabile. Gli altri tre gigantini si sono mossi. Sì, sempre per battle tactic future. Sì. E inizieranno in 3, cioè in 2, a tirare delle pietre su questo qua. E il tuo gigante anche si è mosso e... Ah, hai fatto un redeploy, giusto. Perché Blob, ne sa, può, lupo, lupo. Io ti lancio 2 pietrate qua. Vai. Al 3 al 3, perché quello lì è il campione. Sì. Questo odio per... Ma non è abbastanza. Non basta. Ma ho ancora... Queste bellissime 4 attacchi di balestra. Sì, immagino il terrore. E invece sono 2 mortali. Colpisco il 2? Sì. Quindi ho colpito con 3. Ferisco con 2 con un meno 1. Allora, 2 col meno 1, andiamo al 5. Sì. Ci prendiamo 4 e 6 danni? Sì. Da salvare al 5. La mosca ha già fatto più del 2. Ricordiamolo. Però avrebbe anche sarebbe c'è andato, anche, c'è andato vicino. Molto vicino, invece la mosca ci saluta liberando la strada all'ammazza bestie. Non ci sono bestie, diciamolo subito. Non ci sono bestie. Beh, c'è lui là in fondo. Ma lui non è una bestia. Una... Nel dubbio si riceve un masso lunga gittata da un missile terraria. Perché se sei bello ti tirano le pietre. Esatto. Ovvio. E lui è bello mamma sua. Dentro. Non però, credo. No, vedi. Se qualcuno ha letto il suo background, non è bello né dentro né fuori. È pieno di larve, credo. Esatto. Bellissimo. Andiamo con le cariche. Iniziamo soprattutto dal mio Mega Gargant, il mio generale. Vai. Quello è scappato. Comportati bene. 7. 7. Bravo, bravo. La ripeto. Ci si era comportato bene. E allora starà il mio. Al tuo beef mesh. Che invece lui si appoggia su di loro molto dolcemente e al 2 più gli fa di 6 mortali per non sapere leggere né scrivere, cosa che poi è fattibile. Gliele fa e gliene fa una. È fattibile anche salvarla a questo punto, ma non è vero. Pigliamo. Buona. Fine fase. Vogliono vedere tutto. Fine fase di carica. A quanto lo spacchi lo scenico? Al 3, perché non penso abbia bonus. Al 3. Al 3. Al 3. Oh!
comunque gli uno fatidi ce li stai facendo. Cioè tutti! E comunque lui è entro tre, a fine fase di movimento, è entro tre dal mio alberello e quindi la sì, puzza sì, se sì, la sì, prende. Certo. Puzza del me. E l'altro... E anche lui era vicino a una mosca. Era vicino a una sì, mosca. Giusto. Vedi. Urlo di nuovo, faccio un mega urlo sono su di loro. Dettagli, ma... Certo. Non succede nulla. Non ti sarebbe servito comunque, perché loro sono al 6 di base, mi sa, o 5. No, l'urlo credo che sia 11, ne scappa uno, il doppio sarà quello forte. Peccato. Lui viene in qua. Sì. E picchia. Fa il moonwalk. Vai. Sì, esatto. Anche nella posizione. Si dà un più uno a colpire. Prima però lui ti prova a blob spawnare. Ah, giusto, è vero, vediamo se mi dà il meno uno. Oh, sì. Uno vado. Mortale, sto qua continua a pigliarsi delle stecche. E da inizio partito, adesso i 4 di 6 iniziano a essere interessanti. Sì. Se sopravviviamo a questo esatto. turno. Vediamo un po', il mio spaccatore di bestie va al 3. Sì. Colpisce con 2. Sì. Ferisce al 2. Rend con meno 3. Non importa. 10 danni. 10 danni sono tanti. 1, 4, 6. I giganti fanno pochi attacchi, ma se entrano si sentono. Come deve essere? 5. Se entrano si sentono. Allora, però devo dire che 1, 2 e 3 dannini prendiamo soltanto. Porca miseria, questo è un tiro da Bona, te lo dico. Per combattere Bona bisogna diventare esatto. Bona, è l'unica maniera. E quindi sono 2 morti. Colpi già. Bona. Due calci, che questi vanno al 2. Ok, tutti e due. E al? Al 3. Con meno 2. Qui. Perché sono nudi, giusto? Sono 4. 4 danni. Al 5. Vediamo se tiri di nuovo la Bona. Sì. Direi di sì. Un solo danno. E come sempre, fine combattimento, la stretta di mano. Fatica. Che colpisce. Colpisce sempre al 6. Ferisce. E sono di 6. Vai. 6. 2. 2. Onesti. E uno. Ma devo dire che in 5 non si rompe neanche a voi adesso, cioè, meglio di così ragazzi. In tutto questo devo dire che sta andando. Cioè, certo. Poteva andare molto molto peggio, Poteva andare meglio, ma poteva andare peggio. E adesso loro rispondono e si portano a casa il gigante. 6 perché c'è il campioncino al 4. Non facciamo puzze. No. Però sono 3 colpiti. E al 3. Ne mettiamo ben 2 che salgo media al 4. E una per volta, una per volta. Violenza. Sono 3 infezioni da fare sul esatto. mio fuoco. E ne mettiamo un'altra. Piano, piano. Subite. E 2 su lui. Ricordiamoci che 5 di queste me le sono fatte da solo. E un'altra ferita anche sul tuo generalissimo. Sì, ah, no, si è anche curato una ferita, quindi sto qua si sta pigliando un sacco di danni. No, si è curato il... Ah, giusto, la balestra. Faccio solo 3 punti perché ho fallito a Battle Tactics. Benissimo. Alvio, la vedo dura per te andare a prendere degli obiettivi. Tranne che per questi qua che... Loro adesso faranno magie, ma ho in mente qualche cosa. Vediamo. Super spareggio. Vediamo il super spareggio. Super spareggio, buona. Vado col dado di meme, che finora ha sempre fatto uno. Dado Sun Tzu. Vediamo 3. Fuori non conta, fuori non conta. Ma va bene il 3, no? Conta. E Nargol gioca sporco. Giocatore più sportivo del KCD, signori. Fatto 6. Sun Tzu. Quindi prenderai il turno. Non lo so, credo di sì, però a mio malgrado dovrò fare. Amo, abbiamo guardato il campo, abbiamo guardato negli occhi Bona e proprio perché lo guardiamo negli occhi faremo poi un occhiolino dopo. Ma prima dado primordiale. Dadi primordiali. 4 sì. Io ce l'ho. Ce l'ha. Sì. Tutti e 2 e il 3 più no. Però vabbè, due a testa sono quelli che ci faremo bastare. Come Battle Tactics scelgo di uccidere un eroe con la magia e scegliamo scompiglio primordiale. Scompiglio. Sì, una roba del genere. Lo piglio e lo scompiglio. Credo che sia quello il termine esatto. E scegliamo lui. Sì. Scegliamo proprio lui. Azione eroica, io direi che facciamo un punto comando con il buon Blob. Che no, interrompe la sua serie positiva. Esatto, la win streak.
il mio generale proverà a prendere una dispersione, perché purtroppo il signore delle balestre è troppo lontano. Mister Balestra è fuori, Renato Balestra è fuori. E quindi partiamo subito con quello che tutti quanti stanno aspettando, cioè l'occhiolino di Nargol. Tiriamo questo 7 sul gigantone. Devi fare 7 secco. 7 secco. Non 7 più. No, 7 secco. Oh, vabbè, adesso vabbè, questo però, è un Mercedes Blizzard. Questa è la tempesta perfetta. Vabbè, però vabbè, ci abbiamo provato. A proposito di tempeste, fase magica. Iniziamo a dare un più 3 al mio maghetto che farà la Mercedes Blizzard. Quanto è Mercedes questa Blizzard? Facciamo un 8 più 3, 11. E quindi andiamo. Scarica tutti i dati primordiali. Il primo dado primordiale fa un 1 12, quindi è entrato. Però ne usi ancora uno? Userai anche l'ultimo? Sì. E rischi il miscast primordiale? Sì. Vai! 6! Quindi abbiamo un 15. 18. Ah, vero? 18? Sì. Lui proverà a salvarsi la pellaccia. Ok. Con 3 dadi, buona. Inizio con 2. Ah, giusto. Poi ne ho ancora 2 primordiali. Va bene, allora sì, tranquillo. 8 è possibile. A quanto devo arrivare? 19. Mi basta un 11 adesso. Non è un problema. 5? No. Oh, che rischio! Che rischio! C'è stato un rischio. Sì, c'è stato un brivido. Si è sentito il brivido. 4 di salute. Sono 11. 31. Ma ne abbiamo. Ho ancora 4 di vita. Hai ancora delle spell? Ho ancora delle spell alla mia faretra, 4 di vita. Adesso già mi immagino, dardo arcano, carica e via. Esatto. E non basta. No, no, ma ce ne abbiamo altre, bisogna solo essere... fede. Facciamo lo Steam of Corruption. Però è solo un modello, è 5 più una mortale. Intanto tiriamola. Da chi? Questa? Da lui 4, però mi sa che non basta, perché entra il 6. Niente. Beh, puoi fare quella di Blob. Possiamo fare quella di Blob, che si è preso ferite nella fase e le ha prese, esatto. Quindi... Quella di Blob fa 4. E non entra, entra il 6. È diventata tosta la strada. Andiamo a ricontrollare le magie che abbiamo. Al 2 più facciamo una mortale. Le visitazioni rancide e poi non so, mi inventerò qualcosa. Esatto, ti conviene, scusa, no, ti conviene andare dal cano. Ti conviene andare dal cano. Perché così tu gli spari, lo lasci a del danno e lo carichi e se rimane uno di vita e spari il dardo arcano. Sì, è vero. Vai. Dardo arcano. Questa è tutta la tattica. E io proverò a disperderlo, certo. Perché solo questa distorsione. Mamma mia! E niente, Nargol ha detto che... Nargol dice no. Più deve portare la peste in giro. Queste erano tutte le mie magie. È rimasto con 4. Beh, la uccideremo in qualche modo adesso. Vecchia maniera. Ci vediamo col movimento. Eccoci qua. Allora, c'era fiducia all'inizio, c'è ancora fiducia adesso perché Nargol ci dona gioia e amore. Mi sono mosso indietro perché quello potevo fare. C'è la congrega che sta andando in chiesa. E... si è arroccato per non dire cagato fuoco. Sì, ma che è una cosa buona, ricordiamolo, per Nargol. Loro hanno consolidato la loro posizione di forza sull'obiettivo. Blob è arretrato e adesso proverà a sputazzare sul gigante. Certo. Facciamogli quindi un di 3 di colpi. Sono 3. Colpi. Iniziamo bene. Al 4. Sono 2 con 1 punto contagio. Certo, e questi 2 vanno al 2. Sono 2 ferite con il meno 2. Meno 2. Salvo al 6. Al 6. Ah, mi ero dimenticato di scegliere la fase che era disturbata. Sì. E sarà la fase di combattimento. Va bene. Nel dubbio. Meno 2, le prendo tutte e 2. 2 di 3. Oh, oh, oh. Sono 4 ore. Vediamo dove cade. È morto una fase dopo. Pazienza. Esatto. Cade sul posto perché non riesce a tuffarsi sui suoi eroi. Ahimè. Quindi cade sul posto sugli errori. Sono sempre un po' però non importa. Sono 3 mortali. 3 mortali. Le prendiamo tutte e 3, però devo dire che ne è valsa la pena. Ne è valsa proprio la pena. Hai 2 punti contagio da risolvere sul mio generale. Sì.
ne facciano ben una ferita e una alla volta anche lui, piano piano. Lo portiamo perfetto via. Punti adesso, purtroppo la battezza per un soffio non si è riuscito a farla. Però possiamo dire che è stato grazie alla magia che lo uccide. È il è il premio di partecipazione. È il che conta. Premio di partecipazione alla magia. Esatto. Un punto. Dovevano essere tre, ma è soltanto uno. Esatto. Ma poteva andare molto peggio. Tocca a me. Dopo un lungo pensarci, ho deciso che l'unica cosa che... Non lunghissimo. Non l'ho mai fatti. Avrei due battle tactics, ne faccio una più tranquilla, che finora mi sono andate male le altre. Decido che dovrò avere tre unità sui bordi, e facilmente lo farò con il mio generale, l'unità di tre piccolini che andrà su questo lato, e l'unità di balestre che starà su questo fianco qua. Perfetto. Dadi primordiali. Che non mi servono, quindi li ignorerò. No. E non ho più magie. Giusto. Mi ha ucciso l'unico mago che avevo. Che altro? Proverò a curarmi il mio generale. Vai, al 7 meno. No. No, no. Buono è incapace di tirare i dadi sotto il 4. Quindi anche lui non dovrebbe fare queste cose. Tua azione eroica? Mia azione eroica, Blob fa il punto comando. No, no. È interrotto la serie, passeremo poi al generale. Allora. Faccio la mia fase di movimento e ci vediamo subito dopo. Eccoci qua. Mosso poco niente, le balestre hanno costo 99 bersagli, i tre giganti hanno costo in automatico di 6 per andare a far la conga, e il mio generale si è mosso e il buon Bloppy di... La fattura di 5 pollici. Sì. Ha guadagnato 12 pollici di redeploy. Sì, infatti. È fortissimo. E iniziamo con le balestre. Sì. La signora delle balestre, sugli untori. Certo. Colpisce. Ferisce. Meno 2 sì, sono di un po', quanta è la potenza? 2 più con 4 danni. Danni avesse colpito le altre volte se fosse. Al 5 niente, sono due morti. Le altre tre balestre spara lì, sono al 2, colpiscono in 3 sì. E riescono al 3, sono 2 con un meno 1 al 6. Eccoli qui. Che bravi. E allora sai che ti dico? Ti lancio un masso qua. No. Quindi il gigantone sui piccoli untori rimasti, 5, colpisce. Ferisce con un 4 danni, sono praticamente. Sono due morti. Mi stecca. Cariche. Cariche, vai. Vediamo un attimino cosa fa il gigantone. Sì. 10. Oh mio Dio. Ci arrivo. Al mago 11. E il mago è più vicino. Il mago è più vicino e ci arrivi. Salve. È andata così. È andata così. Al 2 più sono di 6 mortali. Buona. Sì. D'altronde contro buona cosa possiamo pretendere? 6 mortali, ovviamente. Quello era tra l'altro il generale. Disgustosamente resistente? Non abbastanza. Non abbastanza, ne prende 5. E se non sbaglio ne ha 5. Penso di sì. E ha calpestato per sbaglio il tuo generale che è da qua. A sto punto ti urlerò sul bestione tuo. A sto punto faccio questo sacrificio. Provo a urlare. Sì. Tua azione mostruosa. Non posso fuggire. Non sei Skaven. Credo, ti urlo io anch'io. Va bene, più che un urlo un rutto. Perfetto. E io sto già lì, tanto in ingaggio ci sono, e faccio tutto sul bestio. Vai. 4 più per avere il meno 1 a colpire. Sì. Sì, eccola qui, la morte. Ma c'è un mistico. No, è vero. Non dare un mistico buona. Buona si è messo due mistici sul tavolo apposta perché sapeva che prima o poi sarebbero serviti. La gente non si crede, però buona è così. Ok, ma una volta non era così, è peggiorato col tempo. Ok, nonostante il abbia salvato la mortale, poi il meno una colpire. Sì, per fortuna ho un più uno perché lui è un eroe. Perfetto. E lui li odia. Okay. E quindi ritorno a colpire al 4 più. Vai. Al 4. Sono bilichino. Sono 3 perché scuola girato ripetendo, okay, se non sbaglio. E ti ferisco al 3. Sono 2 che non salvi, sono 8 pigne. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Al 5. Ne salviamo 2, prendiamo 6 ferite. Poi un calcio in faccia al 3 più.
due calci in faccia, scusate, ho due gambe e mancano. Ovviamente entrambi. E stretta di mano calorosa. Piacere. Colpisce. Al 2. Meno 2. Al 6. Al 6. Ah! Visto che sei un mostro, io tirerò 2 di 6 e scelgo il migliore. Ci sono 5. Nel dubbio. 5. Ne salviamo una, prendiamo 4, andiamo a 10 danni, ma siamo ancora vivi. Ma siamo ancora qua. E rispondi, i maghetti vogliono solo scappare. Ma sangue. Vabbè, però a quel punto siamo lì. Dai, dai. Tutti e due maghetti in una volta vogliamo il sangue. 3 l'uno, 3 attacchini, andiamo. Il primo. Il primo al 4, li prende tutti e 3, al 3. Ferisce con 2. E attenzione, attenzione, ha un meno 1. Che io ignoro prontamente e vado al 4. Una la paro e una feritina. Non sono di tre, solo una. No, solo al 6. Peccato. Ah, c'è il maledetto c'è mistico. Sì. L'altro maghetto. 2. Una feritina. Al 4. La paro. La pariamo e adesso tocca a blu. Globo che lui di per sé non fa granché, diciamo. Beh, bestia, beh, sì. Sono 3 attacchi di faccia al 3 al 3. 1. Niente. La bestia preferita. Quanti danni ha preso? 10, fa 3 attacchi al 3 al 2, meno 2, 3 danni. Al 3. Facciamo un punto infezione. Ed un colpito. E al 2. Niente, vabbè. Che signori. A fine combat tu i punti infezione li fai uno per ogni unità? No, uno solo. Okay. Quindi va a 3 punti infezione. Perfetto, vediamo. E al 4 più, niente. Quindi rimango a 11 danni. 11 danni subiti. Devi fare uno battle shot però qua, sì, per vedere se loro gente. Sì, uno. Torna uno e l'hanno. Vabbè, uno in più. Buona, punti. Faccio 5 punti, perché ho 3 obiettivi e ho la battle tactic. 2 obiettivi. 4. 2 obiettivi, scusate. Super spareggio? Sì. Ultimo. Super spareggio per equilibrare le cose, buona. Cosa tiri? Un di 4 e fai uno. Contro un 4, quindi in ogni caso avresti vinto. Perché Bona aveva un limite di 4. Avevo un limite cosa di avresti 4. Fatto con un di 6? Bona, facci vedere. Non si smetteva! Fantastico. Albi, terrà il turno. Sì, primordiali. Yes. Io dico no. E io. Sì, è il mio personale. Sì. Quindi io ne ho 2, Bona ne ha 1. Battle Tactic, che farò una magia senza essere disperso. Okay. Questo è l'obiettivo della giornata. Azioni eroiche, ma nel dubbio diamo Finest Hour al buon Blob. Certo. Anche se credo ci ritireremo, però nel prossimo turno, perché non averlo. Una dispersione. Ovviamente. Buona. Infame allora, fino alla fine. Esatto. Io non ho vinto per la sportività. Blob fa il suo incantesimo, che se subisce danni prendi di 3. Stavolta entra 7-1-8. Vuoi usare i dadi primordiali? No. Allora proverò. E tanto è morto quello che fa le 4 di 6 mortali, vero? Sì. Ok. Allora questo provo a disperderlo. Faccio 6. Hai un dado primordiale, buona. E lo userò. Al 3. Buona farà un 1 o un 2. Fa un 2. Attenzione. Ho fatto la battle tactic senza danni primordiali, perché lui è un più uno a castare, giusto? Giusto. Dopodiché facciamo il plug school. Sì. Facciamo 3. Beh, qua puoi usare i dadi primordiali. Qui possiamo usare un dado primordiale, spero di non fare un doppio asso. No, facciamo 7. Entra. Chiediamo 7 dadi al 6. 4, 6, 7. Facciamo 1. Vediamo su questi tizi qua. Sì. Va bene. Iniziamo a cercare di spargere il mordo. Poi facciamo lo Steam of Corruption. No, al 2 più una ferita mortale su di lui col più 2 della mia Rancid Visitations. Entra 8, 2, 10 e al 2 più una ferita mortale. Eccola lì. Il mistico di Bona. Ci salverà. Ovviamente! L'incredibile odio che ha quel pezzo per gli edifici, eppure. Però. È una chiesa, signori. Amen. Questa è la fine della tua fase degli eroi. La fase degli eroi è finita, ci vediamo dopo il movimento. Recapo del movimento: ho evocato 10 untori a prendere questo obiettivo centrale. Loro vanno verso la balista perché qualcosa dovranno pur caricare dopo che non hanno fatto niente. La balista si è redeployata. Di uno.
Qui Cagasotto invece sono io perché sono scappato con tutto. Blob però deve fare alla fine della fase, all'inizio della fase di tiro, il 4 più. Una mortale c'è, ma attenzione, buono. Il micellistico. Oh, 3 su 3 su 3, attenzione, e, alla fine, e adesso passiamo alla carica. Certo. Gli untori fanno 5, non dovrebbe bastare, se buono non ci ha detto però... È in fase di combat, quindi, quindi costerà uno fare, cercare di fare un 7. No, niente, niente non cale, non devono caricare. Inizio combat, mi inizio puoi combat, sparare. Ti posso sparare un'altra, no. Niente, è immune a quell'abilità praticamente. Ha capito che fa male vedendo morire l'altro. Ha detto no, no, no. Allora, direi che abbiamo finito. Termino la mia partita con 4 punti perché ho 2 obiettivi e ho fatto la battaglia. 5 punti. Cioè che hai più obiettivi di me. E adesso andiamo da Bona. Tocca a me. Sinceramente, come Battle Tactics, l'unica cosa che posso fare è dichiarare che il mio generale farà uno scontro tra titani con il suo mostro e lo dovrà uccidere. Certo. Per far questo dichiarerà una Finest Tower. Il Blob dichiarerà il suo classico punto comando e ricominciamo a macinare. Inizia di nuovo all'ultimo turno, rinizia sì. La string. Io con il resto dell'armata evito di muovere e fare spari perché per fare la mia grande strategia dovrei uccidere questi tre e tutti e 8 untori. Sì, è impossibile. Anche col masso del mio generale e tutto il resto non mi è possibile. Quanto ancora di vita ha il bestio? Purtroppo appena 3 ferite. Quindi... E allora non lancerò la pietra, perché sennò rischio di uccidere che ne fa 4. Buona, stai fermo e carico. Rimango stazionario e carico. Vai. È una carica al 7. Attenzione, però, lui al 4 più ti può fare una mortale. Magari ti fa scalare, non lo so, o cose. È sempre a carica al 7. Va bene. Vabbè, io comunque al 4 più ti do meno una a colpire. E lo ignorerò al 6. No! No! Cambiano gli equilibri, signori, cambiano gli equilibri. Vado 12 ferite e mi serve un 7. Vai. 8. 8. Decido di non fare le mortali con i colpi d'impatto. Ah, puoi scegliere di non farle? Non ho la minima idea. Ricordati che il tuo voto può ribaltare o confermare la scelta. Però in questo caso... Tiro un dado per ogni unità nemica, quindi non è facoltativo. Esatto. No, vi direi quindi, abbastanza... Non puoi evitare di farti colpi d'impatto, è più forte. Quindi sul tuo mostro, al 2+, più, sì. Sono di 3 mortali. Quante gliene fai, buona? 3. Perché? Perché? Posso rifiutarmi di salvare? Dai, salvane una, almeno. No. C'è un 5! Sì! Fantastico. E al 2 più di 6 mortali sul piccolino. Portati a casa un maghetto, ma nel dubbio buono. No, no, 3 e salva il 5 il maghetto. No, lui non salva niente, era meglio il contrario, esatto. Ma va bene. Così. Vabbè, tu puoi fargli un'azione mostruosa. Sì. Gli puoi urlare delle bestemmie contro. No, beh, solo parole dolci, no, non argoli. Ha un dado solo, niente. Niente. Ah, peccato. Però inizio fase di combat. Tu mi puoi fare la mortale. Fai la tua puzza mortale. Al 4 più. No. Questa volta tanto non c'era più il mistico, però è andata così. Però è meno uno a colpirlo. A colpirmi. Io mi prendo il più uno a colpire e userò il punto comando per avere un tiro più. O più tre a colpire, praticamente, tra tutto. Yeah, va bene. Io farò un. un save. E mi sposto dal all out. Mi metto là. Non voglio star vicino, mi dà fastidio quel maghetto perché è sopravvissuto. Quindi qua stiamo cercando di capire se riesce a fare 0 ferite a Blob. Esatto. La stretta di mano. Sono un signore prima della sfida. Una stretta di mano tra gentiluomini. Al 2. Eccola! Visto che rifiuta, 2 calci in faccia. Che... Non prendono, mi sa. Sì, perché prenderei al 3 e vado al 2. 3 meno 1 colpire. Ma ho tipo 3 più 1. Ah, 3 più 1, ok. Ti ferisco al 2 più perché sono in Finest Tower. Oh mio Dio! Il sogno è fallito. The dream is still alive. Le mazze. A quanto vanno? Al 3? Al 3. 3 dentro. 3 dentro e al 2. Al 2. Funzione. Sono 3. Con 3 meno 3. Al 6. Quindi al 6. Un bilicone. Un bilico. Sono 12 danni. 12 danni, devi fare 12 5 più. Iniziamo con un dado alla volta. Oh mio Dio. È andata, insomma, fare 5 così non è no, no. Quindi buona fa la tattica. Faccio solo 3 punti.
E quanto andate? Sono molto curioso di capirlo. Finisce 21-17 perché io non riesco a fare la mia grande strategia perché non ho... 21? Per me. Ah, bravo, di buona. Poco, di poco. Di poco, perché io non riesco a fare la grande strategia perché le sue due battle sono ancora vive. E tu non fai la tua perché non mi hai infettato tutto. Non ti ho infettato tutto, ti ho infettato abbastanza. E lui si è curato e ha fatto nient'altro. E andiamo a recap. Finita, signori. Finita, finita. Una... Bravi. Che botte da Orbi. Botte da Orbi, d'altronde ce l'avevamo detti. Prima di iniziare, botte da Orbi, purtroppo Rotigus non ha partecipato troppo alla mischia. Perché... Rotigus fa, signori, ci penso e il sole si è oscurato. È finito qui. Ha scritto un body slam. E i piccolini hanno detto... Capo, tu tienilo fermo, ci pensiamo noi. È stato un po' bullo, effettivamente, sì. Come atteggiamento. Lui l'ha, però, tenuto, l'ha tenuto fermo e gli altri lo picchiavano. Nonostante Bona, che tirava come una locomotiva... Abbiamo tentato in tutti i modi di nerfarlo. Non ce l'abbiamo fatta, ho dovuto persino attivare le mie abilità di save estremo in alcuni momenti, poi ma non sono bastate. Ho toccato quel mistico... È stato un crescendo. Comunque devo dire che... questa magia di 4 di 6 mortali di questa battle, di questo generale handbook è leggermente overpower. Sì, e che va a sbilanciare tanto a livello di partita, che magari hai una partita che è sul filo del rasoio. Sì, sì, parte quella magia lì. Ma di mio, cioè, media sono 14 mortali. Si tolti i giganti, che sono penso l'unica cosa che può resistere, esatto, seriamente a una, cioè, magia del una genere. Una parte che è successo ai nostri amici, un drago di Solbass si è preso 19 mortali. È un po', non è neanche così difficile da tirare con tutti, no, i dadi che si generano. Alcune fazioni hanno il teleport come azione eroica tipo Seraphon o come magia e la WAG, cioè gli orchi hanno il si, ti trovi facilmente entro 12, quindi sì, l'ostacolo del 12 è veramente, sì, relativo. Dicono, farne, però ce la fai bene o male. Sì, 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 sì. Però tutto sommato, a parte questa magia, secondo me per il resto il livello di potere magico è equilibrato. Cioè non, sì, non è così. I dadi primordiali ti aiutano, se casti, a farne entrare una secca, mentre se vai medio, sì, sono più utili in difesa. Quindi, bene o male, se tu casti tre magie senza usare troppi dadi di primordiali, io ne disperdo due, e io ne faccio il vantaggio. Una grossa. O ne fai una grossa con tutti i dadi, o io ho più facilità di disperdere. Sono d'accordo. Quindi, l'equilibrio c'è nel generale, anche perché le tattiche... sono tattiche assolutamente difficilissime per tutti, per sì, tutti, e credo che cambieranno un po' le liste a giudicare da come ci si deve muovere in campo e come ci si deve mettere, sì, bisogna capire, ragionare che almeno di poter far modo di caricare, combattere un eroe, avere qualcuno che può correre sui lati, ma soprattutto quella tattica lì devi avere qualcuno che fa sopravvivere l'unità, esatto, perché noi siamo abituati e non disintegra, non è così facile. Io ho dovuto sacrificare degli attacchi per dire attaccare con l'unità di un Tori. Attacco solo una, se sì, no sì, potrei sì, fallire. Diciamo che apre scenari interessanti e più mobilità, meno blocchi statici. Sì, e quindi credo che vedremo cambiamenti, sì, secondo sì, me. Sì. Non siamo più abituati a... Anche perché vedere... dura un anno questo. Quindi... sì, non è sei mesi, ci saranno in mezzo le cities che credo di rivoluzioneranno non poco anche il modo di giocare, quindi... interessante, interessante. Si apre una fase interessante, secondo me. Detto ciò, grazie di essere grazie passato. A grazie a voi, è stato un piacere. Spero di tornare qui. Spero di sei tornare a fare benvenuto. Insomma, benvenuto. Tutto. Non giocare contro di me, ti faccio fare partite tranquille contro altri. No, ma io con Bona ci gioco da 20 anni, è giusto così, è giusto così. Si vendica... ogni volta è più difficile. All'inizio era più facile, quando giocavi in mercenari era un po' più semplice. Poi sono stato con Bretonnia, con il World al 5. E lì è iniziato, gli ha cambiato la vita. La ha scoperto un modo. Quando uno incontra la dama, cambia la vita, cambia la vita. Detto ciò, ragazzi, grazie di aver guardato. Grazie. Ancora alla grazie prossima a tutti quelli che... supporto con Patreon e quant'altro, commentate, condividete, mettete like e tutto quello che bisogna fare sui social, anche se non siamo molto attivi, ma vi ringraziamo. Detto ciò, alla prossima. Viva la Youth, viva Agile Balzo, viva Kislev. Ciao ragazzi.